Potere del cristallo di luna, vieni a me! Ovviamente doveva arrivare questo momento in cui io vi vado a parlare di uno dei cartoni della mia infanzia che mi ha fatto veramente palpitare il cuoricino e che a tuttora è uno dei miei anime preferiti, ovvero Sailor Moon, la combattente che veste la marinara che ha fatto sognare tantissime di noi bambine degli anni 90. Ma per quale motivo dovremmo amare Sailor Moon? Soprattutto per i giovincelli che mi seguono, per quale motivo dovreste andarvi a recuperare assolutamente la serie originale, non la Crystal di Sailor Moon? Io la Crystal non l'ho ancora vista, spero che valga la pena, nel caso fatemi sapere qua sotto. Appunto, oggi io sono qua per darvi ben 10 motivi per amare come amo io Sailor Moon. Ovviamente è un'opinione personale, se non siete d'accordo con me, qua sotto con dignità e discrezione fatemi sapere nei commenti. La prima motivazione per il quale amare Sailor Moon sono le mosse. Quale bambina tra noi non ha copiato le trasformazioni della propria Sailor preferita? Nel senso che io l'ho fatto e la mia preferita è ovviamente Sailor Jupiter, perché mi piaceva tanto Morea e in generale Sailor Jupiter è la mia preferita da sempre, era anche quella che mi somigliava di più, quindi ecco. Comunque le mosse e gli attacchi e insomma tutte queste cose mi facevano fanverlare tantissimo e non c'era momento in cui loro non si trasformassero, attaccassero, che io ero davanti alla TV a ricopiare tutte le mosse. Un altro motivo per cui amare Sailor Moon sono i costumi, che in realtà a vederli adesso sembrano proprio dei costumi da porno attrici, però lasciando perdere questo dettaglio, alla fine i costumi sono meravigliosi, anche perché poi ne parleremo anche tra qualche punto. Sono costumi che sicuramente sono stati ricalcati per quanto riguarda altre guerriere, altre serie anime che hanno lo stesso tema, e i costumi io li ho sempre trovati bellissimi, ognuno con un colore diverso, tutti uguali ma tutti diversi a causa dei colori, il fatto di questi fiocconi davanti, ognuna con le proprie caratteristiche, le proprie scarpe abbinate, le proprie pettinature, insomma, meraviglia per ogni bambina, una meraviglia. La numero 3, le sigle sono una cosa meravigliosa, soprattutto la prima, ma in generale tutte e cinque le sigle delle stagioni di Sailor Moon sono meravigliose, sono bellissime e ve le lascio magari qua sotto in descrizione così ve le potete ascoltare anche voi se non le conoscete. Sappiate che io ho una passione sfrenata per Cristina D'Avena, Giorgio Vanni e affini, quindi per tutte le serie, le sigle delle serie animate. Ma quelle di Sailor Moon secondo me sono quasi intramontabili. La motivazione numero 4 sono le amiche. Una cosa bellissima dell'anime di Sailor Moon è che ti dava la possibilità di crearti il tuo gruppetto di amiche nella quale ognuna rappresentava una Sailor diversa, commentare insieme le varie puntate, ma soprattutto simulare le varie puntate, la puntata vista il giorno prima durante l'intervallo a scuola. È una cosa che io adoravo fare, soprattutto lo facevo con mia cugina e i miei amichetti del mare, perché la prima volta che ho visto Sailor Moon era estate ed ero al mare dai miei nonni, e quindi mi ricordo che c'era questa cosa di simulare gli attacchi delle Sailor, insomma, giocare con questa cosa, e quindi è anche un buonissimo modo per fare amicizia. Motivazione numero 5, ne avevo già parlato qualche video fa, le crush. A parte Milord, che è la crush totale di qualunque bambina degli anni 90, ma anche i signori cattivi sono veramente, veramente fighi. In generale, fighi, fighi tutti. La numero 6 è una motivazione che riguarda anche la cultura generale, ovvero l'associazione di ogni guerriera Sailor con i pianeti. Io ho imparato i nomi dei pianeti grazie alle Sailor, quindi anche a livello di cultura generale, Sailor Moon vi aiuta. Motivazione numero 7 è l'unicità di questo cartone. Per quanto dopo di esso sono arrivate tantissime serie animate che avessero come protagoniste delle guerriere, comunque dei gruppi di guerriere, ognuna con la sua personalità, con i suoi poteri specifici, Sailor Moon rimane unico e originale perché appunto non si è più visto una trama così complessa, non si è più vista una quantità così esorbitante di stagioni per quanto riguardava appunto guerriere che combattevano in nome della giustizia. E penso che Sailor Moon rimarrà unico per sempre. Non per niente hanno fatto il remake di recente perché appunto non c'erano altri di cui valesse la pena fare un remake. Tra l'altro ci sono anche dei musical, ci sono un sacco di rappresentazioni, soprattutto in Giappone, di questo musical. Quindi, ottavo motivo, si ricollega un po' a discorsi che ho fatto nei precedenti punti, ed è il concetto di guerriere femmine. Prima di questo cartone non c'erano cartoni animati che avessero delle eroine femmine che non soffrissero, che non fossero vittime degli eventi e via dicendo. Finalmente abbiamo un cartone animato
che regala alle bambine la possibilità di farsi valere in quanto guerriere della giustizia, in quanto supereroine. Certo, sicuramente il mondo era già costellato di personaggi femminili nel mondo dei supereroi, ma prima di Sailor Moon, a livello di anime giapponesi o comunque di cartoni animati in televisione, non c'era questo concetto di guerriera femmina, e a livello di femminismo, a livello di valori e di diritti umani delle donne, sicuramente Sailor Moon ricalca dei concetti veramente fondamentali per una bambina. Ne ho già parlato nel punto numero 2 e anche in altri punti, ma sicuramente è importantissimo denotare e darvi la motivazione di vedere questo anime con gli attacchi e i poteri personalizzati per ogni Sailor. Come ho detto prima, se non lo sapete, ogni Sailor è abbinata ad un pianeta. E ogni pianeta ha appunto delle caratteristiche principali che non vengono sempre ricalcate. Di base vengono utilizzate queste caratteristiche del pianeta per dare i poteri alla Sailor di appartenenza. E quindi abbiamo per esempio Sailor Mars, che appunto rappresenta il pianeta Marte, che ha i poteri del fuoco perché appunto Marte rappresenta la guerra e comunque un pianeta molto caldo. Sailor Jupiter è la più grande di età, come anche Giove, il pianeta più grande di tutti. Una che non si attiene tantissimo ai Sailor Mercury, che rappresenta Mercurio, che è un pianeta caldissimo e attivissimo, invece questa Sailor ha il potere della nebbia e dell'acqua e via dicendo. Sailor Neptune ha il potere dell'acqua, appunto. Sailor Uranus ha il potere dei terremoti. Insomma, ogni potere, ogni Sailor è personalizzata in base al suo pianeta, in base alla sua personalità, e ci si rifà anche un pochettino alla mitologia legata ai vari pianeti e di conseguenza anche alle divinità magari che vengono rappresentate dai pianeti. Top, bellissimo. Anche da questo punto di vista ogni bambina si può veramente immedesimare nella propria Sailor più somigliante a sé. In ultimo, punto numero 10, motivazione che purtroppo adesso non si può più dare alle bambine di oggi, ma che sicuramente porterà tanta nostalgia alle bambine di ieri come me. La motivazione per vedere Sailor Moon erano anche i giocattoli. Nel momento in cui una bambina vedeva Sailor Moon desiderava subito avere lo scettro lunare. C'era talmente tanto merchandising di Sailor Moon che arricchiva poi le simulazioni che si facevano con le amiche di cui parlavo prima, che ogni bambina poi alla fine andava a vedere Sailor Moon. Quindi i giocattoli rappresentano una fortissima motivazione secondo me per i bambini di ieri, e forse se siete fortunati e andate a bazzicare su eBay anche i bambini di oggi. Le vostre motivazioni per vedere Sailor Moon quali sono? Amavate anche voi questo cartone? Lo amate a tutt'oggi? Avete delle motivazioni aggiuntive oppure vi bastano le 10 che vi ho dato io? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che tra i vostri amici, parenti, conoscenti ci sia qualche amante di Sailor Moon o qualcuno che potrebbe essere un amante di Sailor Moon, condividetelo con loro su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo tipo di video, questo canale siano fantastici, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con l'ultima box review del mese di settembre. Invece con il prossimo Cartoon Joe ci vediamo l'8 di ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!